Questo esercizio coinvolge il secondo e il terzo principio di Newton. Ci sono due scatole appoggiate sul pavimento e vengono spinte da una forza di 10 N. La prima scatola è più piccola, 1 kg, la seconda è più grande, 4 kg. Trascuriamo l'attrito, non c'è né l'attrito statico né quello dinamico. Le domande sono con quale accelerazione si sposta il sistema delle due scatole e qual è la forza F minuscola che ciascuna scatola esercita contro l'altra. Infatti la scatola piccola spinge verso destra la scatola grande, che però reagisce con una forza uguale e contraria per il terzo principio di Newton, azione e reazione. Quindi queste due forze F minuscolo sono la coppia di forze di azione e reazione tra le due scatole. Una scatola spinge l'altra e l'altra spinge indietro la prima. Dopo vedremo anche che cosa cambia se noi invertiamo l'ordine delle scatole, cioè mettiamo la scatola grande prima e la scatola piccola dopo. Innanzitutto consideriamo le scatole come punti materiali. Questa è la scatola piccola, questa è la scatola grande. Sulla scatola piccola agiscono due forze, la forza F che esercitiamo noi dall'esterno e la forza F minuscola esercitata dalla scatola grande su di lei. Invece sulla scatola grande agisce solo la forza F minuscola esercitata dalla scatola piccola. Non agisce direttamente la forza esterna F sulla scatola grande, in quanto F agisce soltanto sulla scatola piccola. Sarà poi la scatola piccola a spingere la scatola grande con la forza F minuscola. Le due forze di azione e reazione, queste rosse F minuscola, sono forze interne al sistema, perché vengono scambiate da due parti del sistema, mentre invece la forza con cui spingiamo noi è una forza esterna al sistema e sarebbe una forza esterna anche l'attrito se ci fosse, essendo infatti l'attrito generato dal pavimento, che è un oggetto esterno al sistema. Il sistema è quello formato dalle due scatole, quindi le uniche forze interne al sistema sono quelle che si scambiano le due scatole tra loro. Per risolvere questo esercizio applichiamo la legge del moto di Newton a ciascuno dei due oggetti, quindi due oggetti, due scatole, due leggi del moto. Forza totale è la forza sulla prima scatola uguale m per a, m minuscolo perché questa è la scatola piccola. F totale primo è la forza sulla seconda scatola uguale m per a con m grande. Non scrivo a e a primo o a 1 e a 2 in quanto le due scatole subiscono la stessa accelerazione, quindi non c'è bisogno di distinguerle. Vediamo chi è la forza totale sulla scatola piccola. Sulla scatola piccola agiscono due forze, quindi la forza totale è F meno F minuscola. Per convenzione immaginiamo il segno negativo per i vettori che vanno a sinistra e il segno positivo per quelli che vanno a destra. Sulla scatola grande la forza totale è soltanto F minuscola. Vediamo che questo è un sistema di due equazioni in due incognite. Le due incognite sono proprio le due grandezze fisiche richieste, cioè l'accelerazione dell'intero sistema A e la forza interna che si scambiano le due scatole F minuscola. Quindi è un sistema che si può risolvere con uno qualsiasi dei metodi conosciuti, è un sistema lineare. In questo caso il metodo più semplice è quello della riduzione. Sommiamo membro a membro le due equazioni. Nella somma le forze interne F minuscolo spariscono, rimane la forza F e le due masse si sommano. Dunque le forze interne sono sparite da quest'ultima formula, sono rimaste soltanto le forze esterne. Forza totale esterna vuol dire la risultante di tutte le forze esterne, che in questo caso semplice è solo F che esercitiamo noi. E è comparsa la massa totale del sistema, quindi è venuta fuori un'altra legge del moto di Newton applicata al sistema intero. Infatti è come se noi non guardassimo più il sistema scomposto, diviso nei suoi due pezzi, ma lo vedessimo come un unico blocco senza chiederci come è fatto al suo interno. Conosciamo la sua massa totale e conosciamo le forze esterne su di lui, solo la F che con cui lo spingiamo. Quindi questa che abbiamo ottenuto col metodo della riduzione è l'equazione del moto per il sistema intero, visto come un tutt'uno e sottoposto alle forze esterne soltanto. Quelle interne sono sparite proprio perché non guardiamo il sistema come è fatto dentro, lo guardiamo dall'esterno, come fosse un unico blocco, quindi ci sono solo le forze esterne. E qui c'è la massa totale.
con questo metodo di riduzione le due incognite del sistema si sono ridotte a una, infatti è scomparsa l'altra incognita, la forza F minuscola. Possiamo risolvere quindi questa equazione con un'incognita sola, troviamo l'accelerazione del sistema con la formula inversa e viene 2 metri al secondo quadrato. Per trovare l'altra incognita, cioè F minuscola, si può usare indistintamente una delle due equazioni di prima. È più facile la seconda, quindi F uguale MA, sostituiamo i numeri, M grande 4 kg, la scatola grande, per l'accelerazione che abbiamo appena trovato, e fa 8 N. Lo stesso risultato, 8 N, l'avremmo trovato anche usando la prima equazione, ricavando la F minuscola e sostituendo i valori, utilizzando stavolta la massa della scatola piccola, 1 kg. Giusto così per fare una verifica posteriori, vediamo se è vero che sono rispettate le due leggi di Newton, per la scatola piccola e per la scatola grande. La forza totale sulla scatola piccola era F grande meno F piccola, quindi 10 N, F grande meno 8 N. E ci chiediamo se è uguale a M per A, 1 kg per 2 metri al secondo quadrato. Sì, infatti 10 meno 8, 2, 1 per 2, 2. Anche l'altra legge di Newton è verificata, in quanto la forza totale sulla scatola piccola, anzi sulla scatola grande, era la F minuscola, quindi 8 N, e questo corrisponde al prodotto M per A, M della scatola grande, per la sua accelerazione, infatti 8 uguale 4 per 2. Quindi questo era soltanto un controllo a posteriori per essere sicuri che non avevamo sbagliato i calcoli precedenti. In conclusione abbiamo trovato che l'intero sistema accelera con 2 metri al secondo quadrato e le due scatole si scambiano una coppia di forze interne di azione e reazione di 8 N.